Vabbè, dai, ci vediamo più fuori. Dai. Speriamo, Maurizio. Sì, sì, sì. Speriamo. Guarda, sei verissima. Avvocato, aspetta. Avvocato, buongiorno. Possiamo... Vai, passa. Vabbè, ma ho tirato una bottiglietta, l'acqua addosso, fa piacere questo freschetto. Meglio acqua. Oh! Ci hanno dato la benedizione. Ti ho detto che usavo l'acqua, oh! Squadra dove abbassiamo di un pochino il livello di attenzione e paghiamo il prezzo totale perché non ti viene scontato niente. Monica Vanali. Luciano, ti chiedo psicologicamente come sta Jorginho dopo il calcio di rigore che ha sbagliato e soprattutto se gli hai detto qualcosa negli spogliatoi quando siete rientrati nel intervallo. Grazie. Sta bene perché ha fatto una grande partita, perché l'Italia ha vinto una partita delicata e quello che gli ho detto è che il prossimo lo ribatte lui e lui mi ha detto di sì. Prego, nome e testata cortesemente. Sì. Paolo Picone, Prima Press. Buonasera mister. Buonasera a lei. Non si possono fare paragoni sicuramente con il Napoli e l'anno scorso il suo Napoli, però dopo il 3-2, lo spavento del 3-2, mi è venuto in mente la sua frase famosa uomini forti, destini forti, e la sua mentalità, e già è riuscito a trasmetterla a questa nazionale. Ma secondo me ce l'hanno questi ragazzi qui, secondo me queste non sono le partite dove puoi fare delle esperienze per la personalità che hai. Queste partite qui rivelano che livello di personalità hai, e il livello di personalità rilevato dalla squadra è altissimo,
perché dopo il 3-2 io mi aspettavo di soffrire, mi aspettavo che si mettessero un po' a cuccioli intimoriti, invece hanno ripreso a macinare metri, a ribaltare le azioni, perché poi al di là dei gol, che sono anche di bella fattura, poi sono costruite altre possibilità importanti. È stata un po' la casualità che ha voluto che fossimo un po' incasinati in quel momento lì del secondo tempo, ma è quello il momento che mi è piaciuto di più, è quella che è la roba che voglio vedere, è quello che ci porterà poi a dover giocare un calcio importante, quella roba lì, sotto pressione, con tutti intimoriti, perché ora è noi e si piglia, si ribalta tutto e si va a rifare quello che dobbiamo fare. Stavamo manifestando in maniera assolutamente non violenta e pacifica, come sempre facciamo noi, davanti a Palazzo Chigi, il nostro dissenso per il provvedimento sulla carne coltivata. Siamo stati aggrediti fisicamente dal presidente di Coldiretti. Questa è la democrazia di questa grande organizzazione alla quale il governo esprime tutto il suo appoggio. Adesso chiediamo formalmente al governo, al presidente del Consiglio Meloni, al ministro Lollobrigida di condannare quello che è avvenuto, di dissociarsi. È gravissimo perché il presidente è arrivato urlando, presumibilmente con l'intenzione di mettermi le mani addosso, gridando delinquente, riferendosi esclusivamente a delle parole pubblicamente pronunciate nell'aula della Camera. Quindi c'è l'intimidazione, la volontà di impedire una discussione pubblica e la volontà, che va condannata da parte, io credo, del primo ministro Meloni, perché siamo sotto il suo palazzo, perché è un tentativo di intimidire anche un residuo di opposizione in questo paese su questi temi, e quindi credo che sia gravissimo quello che è accaduto e penso che Prandini non possa rimanere presidente di una grande organizzazione con una grande tradizione come la Coldiretti, essendosi oggi comportato, ma è da vedere, ci sono i filmati, come un teppista di strada.